On December 26, 2004, a marine earthquake in the Indian Ocean caused a devastating tsunami. The lack of monitoring and alarm systems resulted in the tragic death of hundreds of thousands of people. But very few of us realize that such a tragedy could happen on the other side of the planet. In fact, it already has. In 1908, just a century ago, an earthquake of 7.2 Richter followed by a tidal wave leveled the Sicilian town of Messina, causing devastation of frightening proportions. 90% of buildings were destroyed, and over 200,000 men, women, and children died that day. It was probably a submarine volcanic eruption that unleashed the disaster. This was the most important and the most deadly natural catastrophe of the 20th century in Europe. Yet very few remember it. In the last few years, something has been changing in the Mediterranean. A series of unusual seismic events have led a few scientists to look again toward the sea. Could Messina happen again? Sicily, the largest island in the Mediterranean and the cradle of our civilization. In ancient cities, life passes by as it has for millennia. Every summer, the beaches in the south welcome thousands of tourists, attracted by the generous sun and beauty. But with the highest population density per single active volcano, this is one of the most dangerous parts of the world. Southern Italy has always been exposed to the presence of active volcanoes. Frequent earthquakes and eruptions of Mount Etna, Stromboli, and Vesuvius have marked the course of history. But for all those we remember, many more have been forgotten. As devastating as these phenomena were, they were spread out over centuries, giving time for populations to painfully reconstruct homes and cities. Since 2001, however, an unprecedented series of natural phenomena has hit the whole region over a short period of time. From eruptions and landslides in the northeastern Aeolian archipelago to particularly explosive eruptions of Mount Etna, earthquakes on the southern coast of Sicily all the way to Algeria, it is as if the volcanic nature of the area is undergoing a worrisome acceleration. And the prospect of a catastrophe like Messina has put the scientists into high alert. Sono convinto che esista un vulcano sottomarino davanti alla Sicilia, un vulcano che potrebbe esplodere. Perché un vulcano che entra in attività ti crea una pressione sott'acqua, una pressione sott'acqua disposta a grande massa d'acqua che è disposta non significa tsunami, significa anomalie, significano potere distruttivo sconvolgente lungo le coste. Quindi c'è la necessità di cercarlo per evitare che si possa verificare quello che è già successo nei secoli passati.
chain of events started with Stromboli. Stromboli has been active for thousands of years, yet it has never posed an immediate danger for men who have always lived in its shadow. But on December 30th, 2002, during a violent eruption, a whole side of the mountain's top collapsed into the sea and formed a huge cloud over the island. In a few seconds, 20 million cubic meters of rock fell into the water and created a series of tidal waves 10 meters high that went around the island and hit the populated coast in just a few minutes. The huge mass of water penetrated several hundred meters inland, causing serious damage. But luckily, this was the off-season, and the few residents warned by the cloud were able to escape in time. This close but frightening incident was a wake-up call for the local authorities. A month later, the Italian National Civil Protection Agency built a highly advanced monitoring system on the island. This first anti-tsunami alert station in Europe now keeps the volcano under surveillance 24 hours a day. In case of danger, residents warned by sirens can escape the shoreline through marked routes. In spite of this, a couple of months later, the volcano again took volcanologists by surprise. Il 5 aprile del 2003 siamo passati sopra i crateri del vulcano come facevamo ogni mattina. I crateri erano ostruiti e poi ci siamo allontanati per cercare di riprendere la sommità del vulcano da un'altra angolazione. In quel momento abbiamo iniziato a vedere un po' di cenere che usciva dal cratere e ovviamente abbiamo capito che ci poteva essere rischio e avvisato i piloti di allontanarsi, ma non c'è stato tempo. Rapidoclassica, porca puttana, rapidoclassica, ma chi c'è Mauro su? Un caschetto, dammi un caschetto! Chiama per radio l'elicottero! Per radio l'elicottero! Siamo stati investiti da un'onda d'urto che ha spostato l'elicottero lateralmente. Il cratere si è aperto. C'è stata un'esplosione tra forse le più potenti dell'ultimo secolo. Luckily, no one was on the crater rim that day. During the same period a few miles southwest of Stromboli, a large quantity of volcanic gas suddenly started to bubble from the seabed around Panarea Island. The seabed itself rose over 20 centimeters before slowly returning to its normal level. Among the scientists that went diving to collect samples was Franco Italiano, a geochemist and one of the major volcanic gas experts in the world. A Panarea abbiamo visto che c'era un imparentamento molto molto stretto con la genesi dei gas emessi contemporaneamente a Stromboli. Quindi è diciamo una sorta di effetto a cascata, ma se cominciamo a vedere questi fenomeni un po' più da lontano, un po' più a grande scala, ci renderemo conto che non esistono fenomeni che accadono in maniera isolata. Cioè ogni microplacca della crosta terrestre che si muove necessariamente induce delle reazioni nelle altre microplacche che ci sono intorno. Le regole di queste interazioni dobbiamo ancora capirle e studiarle, ma ci sono sicuramente. Thank you.
If on Panarea the gas emanation has scientists worried, on Etna they have always kept a close eye on how the volcano is deforming due to the pressure caused by the accumulation of lava inside the mountain. With over 800,000 people living at its foot, Etna is one of the most closely monitored volcanoes in the world. Francesco, mi dai i finali? Every centimeter of the mountain is under control. Its each and every breath is recorded and analyzed. Temperature 10.2. The scientists interpret these signals to determine the locations where a new fracture is bound to open, thus predicting the next eruption. Yet in 2003, while they had located the fracture in advance, the researchers did not expect such a violent and explosive eruption, the strongest in the volcano's recent history. Gianni Lanzafame, one of Italy's most experienced volcanologists, has dedicated his life to studying this region of the Earth. He is convinced that the succession of these events is no coincidence. Si sente parlare di una linea di fuoco, di una linea immaginaria che unirebbe tutti questi vulcani attivi della Sicilia e terremoti che li accompagnano. In verità esiste a più grande scala un rapporto diretto. Tutte queste evidenze sono distribuite lungo il limite che separa la placca africana dalla placca europea. È un limite in cui reagiscono due masse continentali che si spingono l'una verso l'altro e che sono in collisione. Questa collisione provoca i fenomeni vulcanici, provoca i terremoti. Lanzafame has worked most of his life at the Italian National Institute for Geophysics and Volcanology, situated in the center of Catania at the foot of Etna. This is where all Italian volcanoes are studied and monitored 24 hours a day. Here, over 150 scientists and technicians analyze the enormous amount of data collected from control stations scattered all over the country. But while his colleagues have focused their attention on volcanoes on land, years of observation have convinced Professor Lanzafame that the greatest danger for the population of Sicily will come not from the land, but from the sea. Mentre noi abbiamo focalizzato tutta la nostra attenzione sull'Etna, sulle Eolie, sullo Stromboli, resta scoperto il problema di cosa succederà se un vulcano sottomarino del Canale Sicilia entra in attività. Il vulcanismo del Canale Sicilia c'ha il fatto che un'esplosione o un'attività effusiva può dare origine a delle onde anomale, al tsunami. When a volcano erupts underwater, the displacement of water mass can cause the formation of one or more tidal waves that expand in a circular form. The closer the eruption to the coastline, the slower but higher the waves. In the Channel of Sicily, the waves would reach the coastline with a terrifying effect. Most of Professor Lanzafame's scientific colleagues considered his obsession with marine volcanoes a bit eccentric. But the volcanologist has recently gotten support from an unexpected source. Mimo Macaluso is a surgeon turned local historian and an expert scuba diver who lives in Ribera, a small town on the Sicilian south coast. Macaluso has spent years collecting rare and ancient documents about the history of his island. His research has led him to a series of discoveries that confirm seismic activity throughout history in the Channel of Sicily.
Ed è una ricerca che andando indietro nel tempo si fa soprattutto con andando a cercare testimonianze scritte, quindi in libri antichi, libri che ci raccontino di eventi distruttivi, di eventi catastrofici di cui bisogna tenere considerazione. Il primo passo di questa ricerca ci conduce nella città che in modo più eclatante può avere dimostrato quello che è successo, quindi Selinunt. Salinas was one of the most influential cities of the ancient world, situated on the southwestern coast of Sicily. At its peak, over 65,000 people inhabited the city. The huge dimensions of its temples are remarkable. For a long time, it was thought that Pyrrhus and his army of elephants razed the city to the ground. But 10 years ago, physicist Giorgio Benedict proved that, in fact, an earthquake destroyed Salinas in the 4th century after Christ. Le colonne del Tempio G sono complessivamente 700-800 tonnellate l'una. Non è possibile immaginare di avere 1000 elefanti con delle funi che allora non neanche esistevano, con una robustezza sufficiente per poter tirare giù un tempio. La particolare disposizione delle colonne, quindi, che rivelano la meccanica del crollo, in particolare la presenza di chiarissime rotazioni delle colonne sul terreno, che indicano appunto l'effetto di un'onda sismica e anche l'ipotetica direzione. Ci sarebbero quattro intersezioni. Una è molto interessante perché cade nello stretto di Sicilia, però non molto a largo, in una regione che si colloca quasi equidistante tra Selinunte ed Agrigento. But Mimmo Macaluso is certain that an earthquake is not the only explanation for the city's destruction. Sono scomparse tante altre città, e guarda caso proprio lungo la Sicilia sud-occidentale, e sto parlando, oltre a Selinunte, di Allavam, una città dotata di porto, sto parlando di Eraclea Minoa, una città dotata di porto di una grandissima importanza, e ancora di Sciacca, il cui primo nucleo abitativo, quello romano, viene abbandonato improvvisamente, nonostante in un luogo eccellente, vicino al mare, e in un luogo dotato di sorgenti, e Sciacca viene ricostruita su un'altura, in un luogo molto alto, e privo di sorgenti. Cosa spinge la gente ad abbandonare una città e addirittura a ricostruire in un luogo ancora più impervio, quando concretamente non c'era tanto il rischio di una aggressione da parte di potenziali nemici? The Chronicles by Athanasius of Alexandria, dated 4th century after Christ, are a precious eyewitness account of what actually happened. Atanasio di Alessandria nelle sue epistole addirittura descrive che il mare si ritira completamente, lasciando scoperte le secche, gli scogli, le montagne sottomarine, cosicché tutti gli abitanti delle zone costiere incuriositi scendono, vanno a raccogliere i pesci, vanno a vedere questo fenomeno curioso, fino a quando il mare ritorna e addirittura invade la città, determinando un numero infinito, dice Atanasio, di morti. Dicono alcuni autori antichi che alcune di queste navi sono in putrefazione sopra delle colline. È la descrizione identica di quello che è successo nel 365 d.C., di quello che è successo a Messina e di quello che è successo recentemente nel sud-est asiatico. Macaluso is convinced that a tsunami produced by a seaquake, not by an earthquake, destroyed Salinas and all the ancient cities on the southern coast of Sicily. But the question is, what could have caused the seaquake? Is it, as Lanzafami believes, an underwater volcano? Further clues may be found in a series of 19th and early 20th century eyewitness accounts that Macaluso carefully collected.
In 1831, off the shore of Shaka, a series of explosions ruptured the surface of the sea. It was the eruption of a marine volcano, the birth of a new land. The dark ridge of a little island emerged from the sea and grew rapidly in dimension. In a few months, it reached 4,800 meters in circumference and 63 meters in height, as tall as a 20-story building. This new island, arisen from nowhere, was immediately fought over by the ruling powers of the time. The English Admiral Graham, the first to set foot on it, named it Graham Island after himself. But the Sicilians called it Ferdinandea, after their Bourbon King Ferdinand. What could have been a war came to an abrupt end when a few months later the island was literally swallowed up by the tide under the eyes of the incredulous contenders. With the disappearance of the island below the sea, the story of Ferdinandea also disappeared from the memory of men. Until 2002, when new measurements seemed to suggest that the island was about to resurface. The old territorial dispute started again, 170 years later, this time luckily only in the popular press of the two countries. The pre-scientist Giuseppe Mercalli was an eyewitness of the 19th century eruptions of Stromboli and Vulcano. Considered the father of modern volcanology, he wrote over 150 books and developed the Mercalli scale, the first measurement of seismic force. Lui descrive precisamente un'eruzione nel canale di Sicilia, non solo, ma riporta le testimonianze di alcuni capitani di vascelli che hanno rischiato il naufragio in seguito a questa eruzione sottomarina. The English vessel, the Victory, suffered a most violent shockwave. Its two masts were suddenly broken, as by the effect of a heavy storm. The air was filled with such a strong emission of sulfuric gases that the crews could hardly breathe. One hundred years later, in June 1942, a similar sighting is made. The Italian fleet is facing the English in the Channel of Sicily when Admiral De Zara reports seeing a column of smoke 1,000 meters high rising from the sea. Yet no ship was hit nor sunk that day on either side. Partendo da Selinunte, ad arrivare in tempi più recenti a quello che ci racconta il sacerdote Mercalli, alla testimonianza dell'ammiraglio De Zara, al terremoto del 1908 a Messina, c'è un filo che unisce tutti questi eventi così forti e in certi casi così disastrosi, e soprattutto la considerazione che tutto questo si sta manifestando davanti a una costa densamente popolata come la costa sud-occidentale della Sicilia. With two very different approaches, one historic and the other scientific, the two researchers have come to the same conclusion. There is an active submarine volcano somewhere in the Channel of Sicily. The question is where? Despite their different and even opposite personalities, the solitary Lanzafame and the media-savvy Macaluso decide to join forces to find it. Qui ci sono fenomeni che si ripetono nell'arco dei secoli e fenomeni anche di una certa intensità. Secondo me c'è l'esigenza di andare a monitorare il canale di Sicilia, andare a cercare se ci sono dei vulcani o in modo particolare se c'è un vulcano che ha dato questi eventi così forti in tutti questi secoli. E probabilmente il punto di partenza è un basso fondo a 45 metri. Che si ripete sempre, tra l'altro abbiamo visto anche su tutte le carte. Un basso fondo a 45 metri che parte da un fondo di 500 metri è una struttura conica, troncata, e quindi significa un edificio vulcanico. Per studiarla abbiamo bisogno di una nave strumentata in modo adatto, con apparecchiature scientifiche calibrate a ciò che serve fare. Quindi da oggi in poi il mio problema fondamentale sarà quello di cercare una nave oceanografica adatta per andare a cercare e trovare questo vulcano dimenticato.
While Professor Lanzafame starts his quest for a ship, Mimo Macaluso looks for more recent accounts that may help focus the expedition. His research leads him to one of the most important ports in the Channel of Sicily, Sciacca, where fishermen witnessed a strange event in the mid-60s. Uguale come era una volta. E tutto insieme abbiamo sentito queste grida. Che è successo? Che è successo? E siamo venuti tutti qui sul porto. E si vedeva che l'acqua scendeva e gli ormeggi dei pescherecci addirittura si strappavano. E i pescherecci andavano a deriva. E i pescherecci sono rimasti tutti a secco, tutte messe così sovollate, sembrava un cimitero. Poi dopo una mezz'oretta quest'acqua è incominciata piano piano a rientrare, finché che il porto si è normalizzato. Questo è un fenomeno che mai era successo. Something had sucked in the sea and released it again, slowly, like an immense, frightening, deep breath. No scientist has been able to explain what happened that day. But this event was not the only strange occurrence recollected by Giuseppe Giarratano. Esattamente nel 54, io ero sulla Lampada. Ho visto questo fenomeno, non so cosa era, è incominciato a bollire il fondo. E io veramente mi sono spaventato perché non so cosa poteva succedere e che cosa era. È durato circa 10 minuti, tutte bolle così grosse però. Until then, all the evidence Macaluso had collected regarding the existence of an underwater volcano was circumstantial and consisted of written and oral testimonies. He had yet to find tangible and physical proof. In March 2003, the sea itself supplied a lead that would become decisive. There was a 3.5 quake on the Richter scale in the Channel of Sicily. 2 days later, Macaluso went on the beach near Sciacca. Ho notato subito qualcosa di strano. Dove le onde si infrangevano qui nella sabbia, si erano depositate tantissime rocce molto particolari, perché alcune galleggiavano, quindi si trattava sicuramente delle pomici. E sicuramente non era difficile mettere quello che stavo notando in relazione con l'evento sismico, visto che si trattava proprio di 2 giorni dopo il terremoto. La pomice è una roccia eruttata da un vulcano, è una roccia ricchissima in bolle, quindi leggera, può galleggiare e viene trasportata dalle onde. Il rinvenimento delle pomici lungo la spiaggia ci ha detto che c'era un vulcano attivo, un vulcano che emetteva pomici. Era importante capire se queste pomici venivano dalla Ferdinandea o da un qualche altro vulcano del Canale Sicilia, conosciuto o sconosciuto. A questo punto, per chiarire l'origine delle pomici, ho ritenuto opportuno inviarle a un'esperta, la dottoressa Alba Santo. Geologist and petrographer Alba Santo uses a particle accelerator to analyze the structure of the pumice samples. Attraverso l'acceleratore vengono prodotte delle particelle, dei protoni, che vengono raccolte da un rivelatore e dal tipo di particelle, da quante ne vengono raccolte, noi possiamo ottenere l'informazione che vogliamo, e cioè che elementi sono presenti e in che quantità. Il grande vantaggio di questa tecnica è che non è distruttiva, permette di determinare sia gli elementi maggiori che gli elementi in tracce, presenti in piccolissime quantità all'interno del campione e che sono fortemente discriminanti, nel senso che ci danno maggiori informazioni. Innanzitutto questi sono campioni freschi,
hanno una composizione completamente diversa dai campioni precedentemente studiati provenienti dall'isola di Ferdinandea, ma non solo, sembrano diversi da tutti gli altri prodotti su cui abbiamo informazioni provenienti dal canale di Sicilia. Rendersi conto che le pomici non appartenevano a nessun vulcano conosciuto, Pantelleria, Ferdinandea o Linosa, è stata la prova risolutiva. E a questo punto non avevo più dubbi. Esisteva un vulcano nel canale di Sicilia sconosciuto. Meanwhile, Professor Lanzafami has some good news. One of the best oceanographic ships in the Mediterranean is available for the expedition. Equipped with the most advanced depth-finding technologies, the ship Universitatis is ideal for this mission. On the keel of the ship, the multi-beam is an extremely sophisticated instrument. It is an eco-scanner able to read the seabed morphology by producing sound waves and measuring the return time gap. The longer it is, the deeper the seabed. On the monitor, the difference in depth is visualized by different colors. Should the ship pass near a volcano cone, the instruments will detect it. But with a 12-member crew and 17 technicians and researchers, the ship is also very costly to operate. The available funds for the expedition only allow for a 10-day voyage. Macaluso and Lanzafame will need all the technological help they can get. As they leave the port of Shaka, they both know they have a vast expanse of sea to explore and only a short time to succeed. The research zone extends into the open sea off the Shaka coastline. The expedition heads for Point 45, with a detour over the ephemeral island of Ferdinandea. Under the keel of the ship, a mountain appears, its flanks descending into the sea depths. It is a fascinating vision, an underwater island in the middle of the Channel of Sicily, where constant and strong underwater tides encourage the development of a particularly rich ecosystem. Vai, vai, vai. Professor Lanzafame wants to check whether the island may be moving. None of the measurements of the tip of the submerged mountain recorded to date show the same depth. Gianni, adesso abbiamo raggiunto i 6 metri 90. Ah, 6 metri 90, confermato. Sì. With his assistance, he has created a permanent sea depth monitoring system that allows precise measurements over time. Macaluso fixes a depth gauge that will stay in place for several years. It will finally confirm whether the island is moving or not. And any movement will be an unmistakable sign of strong volcanic activity. Dr. Albasanto is the last researcher to join the team. If a discovery is made, she will bring the collected rock samples back to her laboratory for analysis. After the pause in Ferdinandea, the ship sets sail for its primary objective, Point 45. Abbiamo segnato un punto su questo fondo molto tranquillo, molto regolare, a 400 metri di profondità circa, e segnato un basso fondo che sale fino a 45 metri. Bene, noi andiamo a vedere se esiste veramente questo basso fondo. After a night spent at sea, they reach the survey zone. The hunt can now begin.
The navigation has to be very precise. The Universitatis must draw a careful grid pattern on the open sea to allow the instruments to create an exact map of the ocean floor. The technicians and the captain are in constant communication to make subtle adjustments to the course. E mi occupo di tutta la strumentazione elettronica che c'è a bordo di questa nave, quindi multibeam, CIRP, side-scan sonar e anche della parte idrologica, quindi CTD e sonde multiparametriche. The survey continues all night. The technicians work in shifts as the multibeam cannot stop until the mapping is complete. In the morning, the scientists are greeted by a school of dolphins. Do they know where the forgotten volcano is hiding? Solo si siamo spostato un pochino verso ovest, potrebbe essere anche questa. Questa potrebbe è la depressione. Sì, però quella quanto metri qua? Quella è fatta a 100 metri. Sì. Dobbiamo vedere qual è. Molto probabilmente è questa qua. Time has come to use the most sophisticated of all instruments on the ship. The side scan sonar produces a lateral photograph of the seabed. The image is so precise that it even shows the sand waves created on the seabed several hundred meters below. Se viene da quell'altra direzione, sono completamente scoperti. Che poi il ponente speriamo bene, ma qui da noi generalmente dura 3 giorni. Three days have passed. The ship Universitatis has covered an area of approximately 100 square kilometers, continuously surveying the seabed. But even with its powerful technology, there is no trace of anything resembling a volcano. Siamo passati sul punto e invece di trovare 35 metri sotto il livello del mare siamo a 350-370. Quindi del nostro punto di 45 non c'è traccia. Non c'è traccia. The disappointment is tangible. There is no sign of a volcano. But the fact is that a point, perfectly marked on all international nautical charts for centuries, just doesn't exist. Lansafame and Macaluso have to admit defeat. Resto sempre sconvolto dal fatto che una carta, due carte, tre carte, quattro carte, anche inglesi, italiane, c'è una secca che non corrisponde alla realtà. The captain officially cancels the 45 point from the nautical charts. Only the captain of a ship has the authority to do so. The expedition has corrected a long-standing historical mistake, but it does not make up for their frustration at failing to discover the elusive volcano. Il punto a meno 45 non è stato trovato, ma questo non significa che non esiste. D'altronde, la storia non può essere cancellata. Probabilmente dobbiamo spostare le ricerche più ad ovest, dove c'è questa secca chiamata Banco Terribile. Terrible Bank is a shallow bank west of Ferdinandea. The name has been passed down through generations of sailors and fishermen to arrive on navigation maps, without anybody able to remember why it was called that way. It's a long shot, but no one on the ship wants to turn back. For 36 hours, the Universitatis explores the seabed in the area of Terrible Bank.
all the ship's most advanced technology is used. But the monitor screens show nothing. There are only 48 hours left at sea before the Universitatis must turn back. The tension on the ship is palpable. Suddenly, something appears on the monitor. Una montagna che da un fondo di 500-400 metri sotto il livello del mare si innalza fino a 60-70 metri. La cima di questa montagna è particolare perché a 50-60 metri questa montagna è troncata. Chiaramente sto descrivendo un grande cratere. Uh-huh. In verità potrebbe essere un grande vulcano, che si estende per 30 km da est a ovest e per 35 a nord-sud. The scientist had been looking for a small dot in the middle of the sea, the tip of a mysterious volcano. Instead, they found a gigantic underwater structure the size of Etna. They can hardly believe it. Ma questo è un cratere vero e proprio, guarda. Questo è uno, ed è quello che vediamo qua. È uno dei crateri, sì. Questo è visto in piante e quello invece la vediamo in profilo. The multi-beam draws the unmistakable form of a small crater on the screen. It's perfectly circular and about 43 meters below sea level. The side scan sonar reproduces an extraordinarily precise photograph of the crater. There are no signs of activity. It is safe to explore. Va bene, affermativo, iniziamo a messa in acqua del ROV. ROV in acqua. The first exploration will be done by Pluto, the latest generation remote operated vehicle. Siamo sul fondo, deve essere questa qua la parte centrale del vulcano, dove praticamente c'è sedimentazione. Mandami giù un altro po' di cavo. Qui c'è roccia. E roccia non grezionata, evidentemente. Sì. E qua siamo sulla sommità. Sì. Ci siamo avvicinati dall'interno, dal centro del cratere, verso il bordo esterno del cratere. All'esterno c'è il fianco del piccolo vulcano, che scende giù, ecco, con molta regolarità. Adesso sto guardando verso il basso. Guardiamo il pendio esterno. Il pendio esterno. Infatti ha un'inclinazione di 22 gradi. Un vulcano che ha un cratere ampio e fianchi depressi è un classico vulcano che si è prodotto per esplosione. Abbiamo bisogno di vedere la forma di questi vulcani, abbiamo bisogno, e un campione fisico di questi vulcani, una roccia che questi vulcani hanno eruttato. 12 gradi 53 primi, punto 3 est. Chiaro, passo, cambio. Ok, ricevuto, sto partendo. This is the moment that Macaluso has been waiting for. He will dive to collect the samples and be the first to touch the volcano he has hunted all these years. The underwater tides are strong. Macaluso and his assistant use the anchor chain as a guideline. They reach the center of the crater.
Ma Caluso baptizes the new volcano Empedocles. He names it for an extraordinary man who lived in Agrigento during the 4th century BC. Like Macaluso himself, Empedocles was a doctor and philosopher who dedicated his life to the study of Sicilian volcanoes. His fascination became so great that, in godlike fashion, he threw himself into the crater of Mount Etna. In the hands of the scientists, the rock samples will help reconstruct the history of this great marine volcano and maybe resolve the mystery of the origins of the pumice stones on the beaches of Shaka. It may also help foresee the volcano's future. A questo punto il tassello che mancava adesso ce l'abbiamo. La spiegazione è chiara, non era soltanto un'isola ferdinandea che faceva i suoi capricci comparendo e scomparendo. Qui c'è una serie di vulcani che fanno parte di un unico complesso molto grande. Quindi a questo punto abbiamo fatto veramente chiarezza su quella che sembrava una leggenda. Ecco il trionfo della storia. Beyond all expectations, the expedition has discovered a super volcano made of more than 100 craters. It is more than 30 kilometers across and rises about 500 meters above the seabed. On its northwest face, the peak of Ferdinandea can be recognized. Its flanks are covered with small, unnamed cones. On the opposite side is the small crater on which Macaluso placed the nameplate of Empedocles. The sheer size of the supervolcano means that many more expeditions will be needed to make a comprehensive survey. Success. It's time to head home. But suddenly the instruments record an unexpected new phenomenon. Questo è qualcosa di molto interessante. Che profondità siamo qua? 105 metri fino a 65. Questa colonna è un treno di bolle che sale verso la superficie, significa una fumarola. Ed è un'emissione molto ricca di gas, perché la colonna è molto ben evidente fino alla superficie. Ne ho viste altre tre, sono allineate nella stessa direttrice. È importante per due motivi. Intanto perché ci dice che il vulcano c'ha ancora dell'energia da disperdere. E poi ci dice anche che esistono delle faglie attive. Il vulcano è vulcano e dall'eruzione le faglie sono faglie danni terremoti. This is such a serious realization that a final dive is prepared to confirm the find. The ROV descends to a depth of 100 meters. Attorno vediamo dei piccoli crateri, sono le fumarole ormai spente che hanno portato col loro movimento lontano i granuli più fini. I granuli più fini neri che troviamo attorno indicano che l'attività è molto recente, significa che siamo in un campo fumarole cattivo, significa che sotto questo campo esiste una camera magmatica capace di degassare e capace di degassare con questa energia. This is the first concrete and unmistakable evidence since the surfacing of Ferdinandea in 1831 that a supervolcano is not asleep. Empedocles can erupt again at any moment. In questi giorni abbiamo visto con sicurezza che il vulcanismo della costa siciliana, della costa d'Agrigento, è un vulcanismo attivo. Bisogna conoscere e sorvegliare per poter immaginare momenti di rischio, per poter immaginare la possibilità di difendersi nel caso di eruzione catastrofica, per poter rendere tranquilla la vita delle centinaia di migliaia di persone che abitano qua attorno a noi. Stromboli's crater dominates the center of the Mediterranean, and it is closely monitored.
What happened here in 2002 was a warning. But many unknown seamounts still lurk in the depths, like Empedocles, our supervolcano. Sooner or later, one of its 100 craters will light up the nights of the Channel of Sicily and stir the sea to a boil. As with Stromboli, the Channel of Sicily will have to be closely monitored now. And when Empedocles does make itself heard again, hopefully, we'll be ready for it.